Milano è una città che storicamente ha sempre investito poco sulle politiche giovanili. Io sono convinto che questo sia il momento di rovesciare questa logica. Milano è una città nella quale i giovani devono tornare a vivere, deve diventare attrattiva per le ragazze e per i ragazzi, sia perché i ragazzi e le ragazze che fanno impresa, quelli che vogliono venire qui a studiare, quelli che vogliono venire qui a organizzare la propria vita seguendo i nuovi ritmi cittadini. Milano deve diventare la città dei giovani. Per 3 giorni apriamo uno spazio nel centro di Milano, la Fabbrica del Vapore, uno spazio simbolico che parla al futuro di Milano. E lo apriamo alla città, apriamo uno spazio politico, uno spazio di dibattito, uno spazio di aggregazione e anche uno spazio fisico. Lì ci saranno dibattiti, convegni, workshop, ci saranno teatri, mostre, esposizioni e concerti. I focus saranno 4 fondamentali tavoli di discussione. Il tema del lavorare, del cercare lavoro nell'epoca della precarietà e per la generazione della precarietà. Il tema della cittadinanza studentesca, come rendere Milano davvero la città degli studenti, una città capace di attrarre ragazzi e ragazze a venire a studiare qui da noi. Il tema dell'abitare, uno dei grossissimi temi ansiogeni per questa generazione, perché senza la casa non c'è la prospettiva di iniziare una relazione con un territorio. E infine il focus sull'aggregazione, la movida, sul tema degli spazi in questa città. Il forum apre uno spazio. Noi costruiamo questo Mi Generation Camp insieme a una 40 di soggetti sul territorio che insieme al Comune di Milano costruiscono la governance delle politiche giovanili. Ma dopo il forum abbiamo intenzione di aprire questo percorso di partecipazione anche a tutte e tutti coloro che saranno interessati a continuare invece a entrare nell'operatività, a tradurre in realtà quelle proposte.